vince la Mela d'Oro come personaggio dell'anno 2016 per i Teleclub Italia Awards. Il capitano Antonio De Lise. Una serata dove non sono mancate le forti emozioni, come la standing ovation tributata al capitano dei carabinieri della compagnia di Giuliano, Antonio De Lise, vincitore della categoria personaggio dell'anno dei Teleclub Italia Awards, premiato con la Mela d'Oro 2016 da Raffaele Russo. Questo premio è in memoria di una persona che non c'è più, ed è il papà, insomma, degli organizzatori, quindi è un gesto nobile ed è giusto che ai gesti nobili si partecipi. Nella splendida cornice del Salone delle Feste dello storico Palazzo Palumbo di Giuliano si è tenuta la cerimonia di premiazione del premio indetto dall'emittente, un susseguirsi di storie e personaggi che hanno raccontato uno spaccato positivo dell'area nord di Napoli. Per la categoria Mondo del Lavoro si sono aggiudicati la Mela d'Oro, l'Istituto Fratelli Maristi, storica scuola giuglianese, e Animal Food, azienda da sempre dalla parte degli amici a quattro zampe. Spazio Mama, realtà nata a Giuliano da qualche anno, che segue le mamme nel corso della gravidanza, ha vinto la categoria Mondo delle Associazioni. Grande spettacolo nell'intermezzo musicale dei ragazzi di sul palco, che hanno interagito col pubblico cantando una versione del brano popolare Tamburiata Nera. A vincere la categoria Mondo Social, a pari merito, lo youtuber Carmine Migliaccio alias Carolina e l'attrice cabarettista Mary Esposito. Entrambi hanno conquistato il pubblico dei social con i loro esilaranti video, dandone un divertente assaggio nel corso della premiazione. La serata è stata caratterizzata da tante testimonianze, come quella di Enzo Niola, volto storico di Teleclub Italia. Il conduttore ha ricordato la nascita dell'emittente giulianese, che nel 1989 prese vita da un'idea di Natale Russo, compianto fondatore della TV locale, il quale nella giornata di ieri avrebbe compiuto 75 anni. Ad essere premiati con una targa tutti i candidati, tra le nomination come personaggio dell'anno, calorosa accoglienza del pubblico per l'oncologo Pasquale Incoronato e Giuseppe Vicino, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi. A chiudere la kermesse, i saluti dell'ideatore dell'iniziativa, l'editore Giovanni Francesco Russo. Noi stiamo cercando di fare una cosa con questa televisione, una cosa un po' difficile. Noi vogliamo cambiare un po' la geografia di questo territorio, che noi non vogliamo essere la televisione di Giuliano, ma noi vogliamo essere la televisione di tutta l'area nord di Napoli, perché questa è un'area con grandissime potenzialità, però è un'area che troppo spesso si guarda un po' in cagnesco l'una con l'altra. Allora noi dobbiamo far sì che quest'area capisca che invece ha un sentire comune, ha delle tradizioni comuni, ha una voglia di stare insieme comune. L'intera serata sarà trasmessa da Teleclub Italia, canale 98.